Di Maci, stasera lei ha lanciato una sfida ai suoi avversari interni, quelli che vorrebbero riconquistare i vertici del partito qui a Sulmona. Una sfida, diciamo, en passant, perché a me loro interessano poco. La vera sfida è quella di dare risposte concrete a questa città. Il resto sono chiacchiere da bar, non mi interessano. Mi interessano adesso alcune cose, l'ho detto. Non mi interessa a me, da un punto di vista politico, un partito che non è più il Partito Democratico, ma un PDS allargato. Questa cosa non mi interessa. Mi interessa che di fronte a una consultazione elettorale io mi contrappongo non a questa, a queste persone qua, mi contrappongo alle forze di centrodestra e al mondo grillino. Questo è nella sostanza. Per quanto riguarda i problemi che investono il comune di Sulmona, ho già detto che la prima cosa che sta nel nostro cuore è spendere 44 milioni per le scuole che sono 10 anni che sono ferme. Quello che le ha detto Piacente, che però non potete parlare più in nome per conto come gruppo consigliare del PD? Io in questo momento ho parlato in nome per conto del PD, perché me ne frego di una persona che secondo me farebbe bene a rispettare il codice etico di questo partito, cioè autosospendersi. E ho parlato in nome per conto del PD, sto facendo una campagna elettorale in nome e per conto del PD, con due candidati che sono venuti fuori dal basso, il resto e chiacchiera. Ecco, lei dice non ci facciamo cacciare, ce ne andiamo noi. Allora che progetti ha in mente per il dopo elezioni europee? Che subito dopo le elezioni europee, almeno per quanto mi riguarda, io mi dimetterò e ho un altro progetto, che è un progetto importantissimo, ed è un progetto politico-amministrativo. Questa è la mia intenzione. E l'altra intenzione è di convocare immediatamente un'assemblea al partito, per vedere se questa impostazione è di gradimento di coloro i quali sono iscritti al partito. Dimissioni da che cosa? Dal Partito Democratico. Per che cosa, la nuova Margherita? Non lo so che cosa verrà fuori, c'è un progetto ormai diverso, io non do retta a questi, non mi interessa a me, vado avanti per la mia strada in modo pragmatico. Se mi avessero chiesto almeno, senti, fai una battaglia contro il centrodestra, fai una battaglia tale che potete chiedere ai nostri due assessori cosiddetti tecnici di dimettersi, però rimanendo con un appoggio esterno fino a febbraio o prima, vedevano in noi una forma di disponibilità. Siccome si è scelto un'altra strada, noi ne prendiamo atto e ne scegliamo un'altra ancora. Questo dopo Di Maci le fa sorridere, no? Da quello che ha detto. Beh, più che sorridere guardando questa gente è penoso.